sarebbe fin troppo semplicistico giudicare il momento dalla punti raggranellati, uno in tre partite. Me ne faccio una domanda: da cosa deve ripartire il Parma? A cominciare la domanda. Dalle cose positive, quindi da quello che abbiamo anche nell'ultima partita espresso, perché è innegabile che in queste due ultime partite, in queste due ultime sconfitte, spesso sono state soprattutto figlie di ingenuità un po' commesse, di qualche, tra virgolette disattenzione concessa con un po' di superficialità. Chiaramente non c'è mai l'intenzione di sbagliare, però questi ingenuità ci sono stati cari. E quindi dobbiamo ripartire sempre dalle cose positive, che sono quelle comunque di aver dimostrato, credo, una voglia di determinare, di fare la partita, perché anche con la Roma nel primo tempo siamo stati, direi, bene in campo, abbiamo anche creato delle buone possibilità, ci vuole una determinazione feroce in fase di conclusione e sapendo che queste piccole sballature poi incidono, vanno a fare parecchia differenza, perché credo che siamo stati oltremodo penalizzati, però è indubbio anche il fatto che in questo qualcosa ci abbiamo messo, quindi abbiamo messo ancora più attenti in questo. Torniamo un po' sull'argomento delle decisioni arbitrali, pensa che abbiano influito? No, io non voglio più parlare dei discorsi di arbitri, adesso c'è una partita, sono convinto che nella partita del Catania ci sarà un arbitro assolutamente all'altezza della situazione, quindi noi, il direttore, quando parla di queste cose non è che lo si fa perché si pretende di avere qualche vantaggio, lo si fa solo e solamente perché si pretende giustamente di avere quello che è equo, quello che è normale aspettarsi, insomma una grande competenza da parte di tutti, capacità di scegliere, di sapere determinare le cose giuste che vanno decise durante una gara, durante una partita, semplicemente questo, no? Perché pretendiamo, vogliamo avere nessun tipo di vantaggio. Mister, lei accennava poc'anzi alla partita di domani, il Catania è un po' la nostra bestia nera, ecco, che avversario si aspetta, al netto naturalmente dell'arrabbiatura che il Catania ha visto che viene da tre sconfitte, forse non rispecchia i valori della squadra? No, chiaramente è una squadra che dal punto di vista dei risultati sta soffrendo come stiamo soffrendo noi, e quindi mi aspetto una squadra da questo punto di vista estremamente motivata, estremamente decisa e convinta di voler ribaltare, sovvertire un andamento che non è un trend, che non è assolutamente positivo, così come non è positivo il nostro, e quindi saranno due squadre di fronte che avranno voglia di fare il risultato con grande determinazione. Chi avrà più voglia nella ricerca con grande determinazione del risultato, alla fine potrà averlo meglio. C'è qualcosa che teme in particolare del Catania? No, non c'è un qualcosa, è una squadra assolutamente di spessore, di livello, fatta di giocatori di qualità, di giocatori che amano giocare calcio, questo l'hanno dimostrato soprattutto nel campionato scorso, e quindi è una squadra che cercherà di sfruttare e di mettere in evidenza quelle che sono le sue qualità. Noi sappiamo che dobbiamo cercare di non concedere loro la possibilità di, sarebbe veramente un errore grave, quello di farli ripartire in velocità, perché sono giocatori che hanno, ripeto, qualità e hanno anche gambe, quindi negli spazi potrebbero veramente trovare enormi vantaggi, quindi noi dobbiamo essere molto attenti e diligenti da questo punto di vista. Sul discorso della voglia, mi sembra di capire che lei insista parecchio, anche la settimana scorsa, presentando la partita tra Parma e Roma, in particolare il duello tra Cassano e Totti, disse vincerà o sarà determinante chi avrà più fame. Che appetito inizia a avere la sua squadra, perché insomma ha fatto un po' di digiuno. Credo che l'abbia dimostrato domenica lunedì scorso a Napoli alla Roma, credo che il Parma aveva voglia, aveva determinazione, aveva grinta e non a caso siamo andati in vantaggio nel primo tempo.
avendo anche poi due o tre palle ancora importanti da poter, sfruttare e andare sul doppio vantaggio, quindi si deve ripartire da lì. Ci sono ovviamente anche i lati negativi, uno di questi che è una costante anche rispetto al passato, il fatto che una volta che si subisce gol, come dire, si perde un po' la lustra, diciamo così, cioè anziché sfruttare il momento negativo come strumento di ripartenza, di forza, di voglia di fare, mi sembra che ci sia un po' una sorta di caduta. No, ma non mi piace questo tipo di ragionamento. Non mi piace che si debba sfruttare il momento negativo per ripartire. Questo è un discorso da perdenti e non mi piace che ci sia questo tipo di atteggiamento di discorso. Quindi non è un tipo di filosofia che mi piace portare avanti. Semmai questa voglia, questa determinazione deve venire sul 1-0. Non perché poi sia con la parola, questo è il ragionamento di chi è abituato a lottare o a giocare solo per rincorrere. A me non piace solo rincorrere, mi piace che ci siano gli altri che debbano correre dietro al sottoscritto. E quindi questo probabilmente è una caratteristica che si fa più fatica a togliere, soprattutto in ambienti dove la storia recente parla in un determinato modo, però noi dobbiamo cercare di essere bravi a migliorare e crescere da questo punto di vista e non aspettare sempre di essere in difficoltà per reagire, perché chi agisce solo per reazione è generalmente uno che subisce e questo non è un buono. D'accordo, il ragionamento non è che dobbiamo soltanto reagire, però chiaramente nel momento in cui c'è la difficoltà, appunto, reagire. Ma insomma abbiamo subito 1-0, dico l'1-0 che poi sono pari alla Roma dopo un minuto e mezzo, non è che poi da lì in poi abbiamo subito in maniera famosa, abbiamo preso un gol su una disattenzione, ma non è che abbiamo subito, almeno così, non mi pare, la lettura che ho della partita di lunedì scorso con la Roma, mi sembra la lettura di una partita dove una volta la Roma è andata sul risultato di parità e poi ci abbia schiacciato nella nostra area, perché altrimenti vuol dire che non ho visto una partita diversa. E la sostituzione tra Amauri e Okan che l'aveva resa un po' impopolare, e siccome se non è stata approfondita, se magari così spiegare la filosofia. No, non c'è da spiegare nulla, c'è solo da dire che abbiamo una rosa di giocatori. Allora, se la scelta di un giocatore o di una sostituzione viene valutata in maniera negativa, allora facciamo un referendum popolare, diciamo Tizio, Caio e Sempronio vanno in tribuna perché non sono popolari. Dal momento che ho a disposizione dei giocatori, se Okaga fosse entrato e avesse fatto un gol, azzeccatissima la sostituzione, meno male che il mister ha fatto questo. Quindi consiglio. Poi so che è sempre facile giudicare e chiaramente capisco che per molti è normale giudicare dopo, però insomma mi sembra anche un po' troppo semplicistico. Poi non nego il fatto che spesso e volentieri mi è successo nella mia carriera a giochi fatti poi di ragionarci sopra e dire avrei fatto, a questo punto avrei fatto diversamente. Se qualcuno è dotato di sfera di cristallo non lo vuole cedere quotidianamente nel giorno della gara, io sono ben felice e l'accetto. E Paletto ovviamente non è recuperabile, c'è qualche altro problemino? No, beh, abbiamo il discorso di Coné, il discorso di Valdés che hanno qualche problemino, adesso li valuteremo oggi come sta recuperando. Per quanto riguarda Pacaro, Valdés vediamo un po' anche lui di valutarlo meglio oggi, capire se è a disposizione, se oppure non vale la pena rischiare nulla e considerare poi il discorso per mercoledì. Mostra. Ok. Grazie. Buona.